Chi entra nella cappella della Casa Incontri Cristiani di Capiago ha la sensazione di essere accolto da un abbraccio, l'abbraccio di 5 mosaici che, disposti nell'abside e lungo le pareti laterali, paiono allargare le loro braccia per coinvolgere tutti in una meravigliosa storia d'amore. Sì, è una storia d'amore quella che i mosaici raccontano. Narrano di un angelo che ha annunciato a Maria un evento straordinario. Nel suo grembo avrebbe preso forma umana il Figlio di Dio. Una stella ne annunciò la nascita. Dal lontano Oriente, dai paesi delle resine aromatiche, dell'oro, della mirra e delle lacrime bianche della pianta dell'incenso, giunsero a Betlemme maghi e astrologi, recando i loro doni al re che era nato. Non era solo un uomo, il figlio di Maria. Era Dio stesso, in cerca dell'umanità, che come sposa infedele che confonde la gioia con la voluttà, si era allontanata da lui. Era venuto da lontano a riprendersela, non poteva stare senza di lei. La storia della donna venuta ad attingere acqua al pozzo di Samaria è una parabola dell'incontenibile bisogno d'amore e di gioia che solo Dio può saziare. A Betania, durante una cena, un'altra donna riconobbe in Gesù lo sposo. Corse a prendere un vaso di alabastro colmo di nardo, il profumo dell'amore, e lo versò, senza calcoli, senza riserve, sul capo del Maestro. La fragranza di quel nardo riempì tutta la casa. Aveva curato i malati, accarezzato i lebbrosi, accolto i peccatori, difeso l'adultera, si era fatto servo di tutti, il figlio di Maria. Sul Calvario diede la massima prova d'amore, donò la sua vita. A lui volgeranno lo sguardo coloro che lo hanno trafitto, aveva predetto il profeta Zaccaria. Stupiti, vedranno sgorgare dal suo fianco una sorgente d'acqua viva, acqua che disseta, acqua che dà vita. E comprenderanno che è vano cercare la gioia lontano da lui. È questa storia d'amore che caratterizza la spiritualità della congregazione dei padri deoniani che gestiscono la Casa Incontri Cristiani di Capiago. I mosaici sono opera del Centro Aletti, l'atelier diretto dal gesuita slovacco Marco Rupnik. Sono stati realizzati nel 2006. Contempliamoli insieme, ascoltando il biblista che ci aiuterà a coglierne il messaggio. Prima di soffermarci a contemplare ogni mosaico, è necessario che premettiamo alcune osservazioni che ci aiuteranno a cogliere il messaggio delle 5 scene. La prima osservazione. In ognuna delle 5 scene raffigurate, noi distingueremo due parti. C'è una parte narrativa che è costituita da un episodio evangelico. Vedete per esempio la prima scena che racconta l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. È la scena del Vangelo. Poi, attorno a ogni scena, c'è una parte meditativa che è costituita da una cornice in cui l'episodio evangelico viene inquadrato.
Questa parte meditativa ha un suo obiettivo, è quello di aiutare a interiorizzare il messaggio della scena centrale, quella del Vangelo. Vedete, per esempio, in questa prima scena delle tessere strane, colori molto diversi. E poi c'è un astro nel cielo. Noi cercheremo di cogliere il significato di questi dettagli che vogliono aiutarci a interiorizzare il messaggio della scena centrale. Una seconda osservazione. I mosaici sono fatti da tessere diverse da quelle alle quali noi siamo abituati. Di solito le tessere del mosaico sono di diverso colore, ma hanno più o meno tutte la stessa dimensione. Qui invece noi ci troveremo di fronte a ogni tipo di tessera. Ci saranno delle tessere dorate, ma ci saranno anche dei sassi, il porfido, lo smalto, il granito, il marmo e anche la sabbia. Perché in questi mosaici è rappresentata la nostra quotidianità, è il nostro mondo che è rappresentato. I mosaici vogliono raccontare la storia della salvezza nella quale è coinvolta non solo l'umanità, ma tutta la creazione. Nella lettera ai Romani, Paolo ci ricorda che non soltanto l'uomo, ma tutta la creazione attende con impazienza la liberazione dalla schiavitù della corruzione. La creazione è stata ridotta in schiavitù, non è libera di realizzare quello che era il disegno di colui che l'ha fatta. Come mai? Basta che osserviamo come l'uomo si è rapportato con il creato, come ha impiegato, come ha usato le creature. Dio aveva in mente un suo disegno e ogni creatura doveva essere come una tessera dentro uno splendido mosaico che l'uomo doveva comporre tenendo presente il disegno del creatore. Ma che cosa hanno fatto gli uomini? Si sono disinteressati dal progetto del creatore e hanno inserito il proprio progetto, dettato non dall'attenzione al disegno di Dio, ma dai capricci, dall'egoismo, dalle insensatezze, e la conseguenza è che la creazione è stata deturpata, è stata rovinata. Basta che ci guardiamo attorno e noi vediamo molto bene come il nostro egoismo ha ridotto questo creato. Allora comprendiamo come Paolo dice che ogni creatura brama tornare al proprio posto, tornare a ricomporre il mosaico voluto dal creatore. E questo accadrà nel mondo nuovo, nel mondo redento. La terza osservazione. Le figure umane che noi vedremo realizzate in questi mosaici sono volutamente molto semplici, quasi con uno stile infantile. È proprio perché chi contempla questi mosaici non venga distratto dal messaggio centrale che il mosaico vuole comunicare. E poi noteremo le mani, gli occhi molto grandi, hanno sempre qualcosa da dirci. Dovremo stare attenti dove guardano questi occhi. Il primo mosaico che vogliamo presentare è quello dell'Annunciazione, è la scena
da cui inizia tutta la storia della salvezza, dell'umanità e del creato. Notiamo il primo personaggio, l'angelo. Si presenta con la stola trasversale, il simbolo del diacono, di chi si presenta come il servo del Signore e dei suoi fratelli. Diacono deriva da un verbo greco, diakonein, che significa servire, ed è un verbo molto importante, ricorre ben 37 volte nel Nuovo Testamento, perché il verbo servire caratterizza tutta la storia di Gesù di Nazareth, che, come dice durante l'ultima cena, io sono in mezzo a voi come colui che serve. E questo verbo diakonein, servire, caratterizza anche tutta la vita di un discepolo di Cristo. E il servizio svolto dall'angelo qui è quello dell'annuncio a Maria. Notiamo il secondo personaggio, Maria. Non guarda l'angelo, perché è turbata, è troppo grande il mistero in cui il cielo la vuole coinvolgere. Non sa nulla Maria di ciò che accadrà a suo figlio, non sa che cosa comporterà per lei il sì che sta per pronunciare. Proviamo a pensare. Cosa può avere provato Maria quando le è stato raccontato ciò che hanno fatto a suo figlio? Noi siamo abituati a immaginare Maria come la donna assolutamente inimitabile, colma di privilegi, irraggiungibile, ma questa immagine di Maria deriva più dall'affetto che dalla meditazione approfondita del Vangelo. Questa immagine di Maria ce la colloca molto lontana da noi, dalla nostra condizione. Noi non la sentiamo una sorella che è nostra compagna di viaggio nel cammino di fede che facciamo nella nostra vita. La Maria del Vangelo invece qui la vediamo turbata fin dall'annuncio dell'angelo, perché condivide con noi i dubbi, le incertezze e anche le tentazioni, perché le tentazioni, come le nostre, le ha affrontate suo figlio, e anche Maria ha dovuto affrontarle. Pensiamo, per esempio, Maria è stata tentata di odiare Anna e Caifa, i responsabili della morte atroce di suo figlio, e perdonarli è stato per lei un atto di eroico amore, amore immenso come quello di suo figlio che sulla croce ha perdonato a coloro che l'hanno crocifisso. Ecco, Maria è nostra sorella anche nei momenti di smarrimento di fronte alla volontà di Dio. Ecco perché in questo mosaico Maria non guarda l'angelo, è turbata. Non sa che cosa le riserverà questa adesione al progetto di Dio, ma dirà il suo sì. L'angelo, difatti, notate che la rassicura con un gesto molto dolce, la copre con la sua ala, simbolo della protezione del cielo. Ricorre molte volte nella Bibbia questa immagine delle ali di Dio che proteggono i suoi fedeli. Pensiamo per esempio al Salmo 17, quando il salmista prega: proteggi mio Dio all'ombra delle tue ali. Qui c'è l'angelo che pone la sua ala su Maria, quasi per rassicurarla. Non ti preoccupare, c'è Dio che accompagna la storia della tua vita. Pure pensiamo al Salmo 36, quando di fronte alla cattiveria dei malvagi si chiede il salmista i giusti che possono fare e dice al Signore: gli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali. Non hanno altro rifugio i poveri, quelli che soffrono ingiustizia, se non la tua protezione sotto le tue ali. Ecco il simbolo che viene rappresentato qui con le ali dell'angelo che rassicurano Maria. Tuttavia notiamo un dettaglio molto commovente: il rispetto dell'angelo, che non osa toccarlo con l'ala e allora la scosta leggermente da Maria.
Poi Maria ha tre stelle, una sulla fronte e le due sulle spalle. Sono il simbolo che ricorda la verginità di Maria prima, durante e dopo il parto. E la verginità di Maria indica il suo cuore puro, indiviso, totalmente unito a Dio, non contaminato dall'attaccamento agli idoli, quegli idoli ai quali tante volte noi ci affezioniamo, per cui vogliamo bene sì un po' a Dio, ma poi a tutte quelle realtà di questo mondo che ci piacciono tanto al punto da farci poi dimenticare il Signore. No, il cuore di Maria è stato sempre vergine, la purezza totale dell'unico amore della sua vita che è stato Dio. E poi l'angelo ha nella mano destra una pergamena d'oro. L'oro è il colore del sole, della luce. Rappresenta la luce del cielo che illuminerà il mondo. Quella luce che scenderà nel mondo, immaginata dalla pergamena, che è la parola del Signore. Quella parola prodigiosa che darà inizio a un mondo completamente nuovo. E la luce del mondo sarà il figlio di Maria. È lui la parola di Dio che prende forma umana nel grembo di Maria. È lui il sole che sorge per illuminare chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. È la luce del cielo che la parola di Dio porta nel mondo. È una luce incorruttibile come quella dell'oro. L'oro non si corrompe, rimane sempre oro, non può essere macchiato. È una luce che è incorruttibile, come questa parola che scende dal cielo. In questa parola non c'è tenebra, non c'è errore, non c'è inganno, è solo luce che indica a ogni uomo il cammino della vita, il cammino per giungere alla pienezza della gioia. Noi troviamo questa luce in questa parola che è scesa dal cielo. Lo vediamo in questa pergamena che è nelle mani dell'angelo. Maria. Maria ha un abito azzurro e l'abito azzurro è il simbolo della natura umana. È una come noi, Maria. Ma è avvolta anche da un manto rosso e il rosso è il simbolo del divino. Noi non siamo solo parte biologica che deriva da questa creazione materiale. Noi abbiamo ricevuto da Dio il germe della sua vita, la vita dell'Eterno. E la prima che ha fatto questa esperienza è proprio Maria. Ecco quindi questo manto rosso che la avvolge, è la vita divina che le è stata donata. E Maria poi ha in mano un gomitolo rosso, di nuovo il colore del divino. E il significato di questo dettaglio lo possiamo comprendere se noi ci rifacciamo al Salmo 139, che tutti conosciamo molto bene. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo. E il salmista a un certo punto richiama i mesi della sua gestazione nel grembo di sua madre e per dirci che Dio lo stava formando nel grembo di sua madre, impiega proprio l'immagine della tessitura. Sei tu, Signore, che mi hai tessuto nel grembo di mia madre. E qui quel gomitolo è proprio l'immagine di ciò che sta avvenendo in Maria. Le membra umane del Figlio di Dio stanno tessendosi nel grembo della Vergine. Poi notate come quel filo si srotola, passa nella mano sinistra di Maria e continua fino ai margini del quadro. È il simbolo della storia della salvezza che inizia dal grembo di Maria e poi si sviluppa e parte e raggiunge poi la storia del mondo intero. Un altro dettaglio, la cintura di Maria è il simbolo dell'Immacolata. E veniamo adesso alla parte meditativa. Notiamo il contrasto fra la parte superiore, dove tutto è chiaro, tutto è luce,
è la parte inferiore dove prevale il marrone, è l'oscurità della terra che inizia adesso ad essere illuminata, ma ancora avvolta nella tenebra del mondo antico. Sarà la venuta del figlio di Maria con la sua luce che darà inizio a un mondo completamente nuovo. E nel cielo c'è un sole che non è raggiante come quando splende nella pienezza della sua luce. È l'aurora del mondo nuovo che sta spuntando. E non sorge all'orizzonte, viene dall'alto. L'Oriente da cui proviene questa luce divina è il cielo, e il sole che rischiarerà il mondo è il figlio che Maria porta in grembo. Al centro vediamo una fascia, quasi un arcobaleno. Indica la pace che scenderà sul mondo con l'incarnazione del Figlio di Dio. Sarà infatti il Figlio di Maria a realizzare l'oracolo del profeta Isaia, che ascoltiamo insieme. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Nel primo mosaico noi abbiamo notato un gomitolo che era nelle mani di Maria, era il simbolo della storia della salvezza, quella storia che ha cominciato a tessersi nel suo grembo. E adesso noi vediamo questo gomitolo che continua a srotolarsi ed è la storia della salvezza che adesso si manifesta nella nascita del figlio di Maria. È il secondo mosaico che adesso contempliamo. C'è Maria che consegna al mondo il figlio di Dio tessuto nel suo grembo. Ma notiamo, non lo pone in una culla, lo colloca in una grotta oscura, buia. È il simbolo dell'umanità ancora avvolta nella notte delle guerre, degli odi, le violenze, le ingiustizie, i soprusi nei confronti dei più deboli e indifesi. Eccola, questa umanità avvolta nella tenebra. È il mondo che un giorno sarà rischiarato dalla luce del cielo quando il figlio di Maria inizierà la sua vita pubblica lungo le rive del lago di Galilea. E questa grotta è il simbolo anche di un'altra grotta che il figlio di Maria un giorno rischiarerà. È la più buia delle grotte, quella del sepolcro. Nella notte di Pasqua anche questa grotta tenebrosa verrà rischiarata. Gesù, notiamolo, è tutto luce. E il suo primo gesto è quello di spalancare le braccia nella richiesta di una risposta di amore da parte degli uomini. È venuto per questo nel mondo Dio, per ricevere l'abbraccio e donarci il suo abbraccio incondizionato. A questa richiesta di amore gli uomini, lo sappiamo, risponderanno mettendolo sulla croce, ma anche sulla croce Gesù continuerà a tenere quelle braccia spalancate. Non rifiuta mai il suo abbraccio anche a coloro che lo crocifiggono. Non smentirà mai il suo gesto d'amore. Ma sono anche le braccia alzate al cielo di chi risorge dalla tomba, e continueranno sempre aperte queste braccia anche in cielo per accogliere ogni uomo, anche chi in questa vita non ha risposto al suo abbraccio.
faccio. Questa è la storia di amore che ci raccontano questi mosaici. Maria, notiamolo, presenta una grande pancia. È l'immagine della sua completa disponibilità ad accogliere in sé la vita dell'Eterno. Maria mette tutta se stessa a servizio di questa vita che poi si riverserà su tutto il mondo. E c'è una stella d'oro. L'oro è il simbolo dell'incorruttibile, il simbolo del divino. È la stella che il profeta Balaam aveva promesso. Doveva sorgere una stella nella dinastia di Giacobbe, aveva annunciato. Era la nascita di un re che doveva regnare sul mondo come principe di pace. Eccola, la stella è il figlio di Maria. È lui che, come la stella, guida i passi di coloro che vogliono costruire con lui un mondo nuovo, un mondo di pace. Il Vangelo di Matteo racconta anche che dall'Oriente sono giunti dei maghi dai paesi lontani perché hanno visto sorgere questa stella. E allora hanno abbandonato i loro regni perché hanno scoperto un regno nuovo, un regno che si sarebbe poi espanso in tutto il mondo, e hanno portato i loro doni. Li vedete i loro doni lasciati là, accanto a Gesù che è nato? Sono il simbolo della loro disponibilità ad offrire tutto al disegno di questo nuovo re che vuole cambiare questo mondo antico e dare inizio a un mondo completamente nuovo. E si intravede anche sulla sinistra il lembo di un mantello. È quello dell'ultimo dei maghi che si sta allontanando per tornare nella sua terra. E vediamo Giuseppe che contempla sempre in silenzio il mistero che si sta svelando. Poi la parte meditativa di questo quadro. Anche qui abbiamo nella parte superiore il cielo stellato. In basso prevale il color marrone, i sassi di un giardino sono il simbolo della nostra terra, della nostra quotidianità nella quale è venuto ad abitare il Figlio di Dio. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine. Siamo al terzo mosaico, l'incontro di Gesù con la donna di Samaria. Non si tratta di un episodio marginale, ma di una pagina di teologia dell'Evangelista, pagina composta in continuità e in riferimento a uno dei temi centrali dell'Antico Testamento, che è l'incontro sponsale del Signore Dio di Israele con il suo popolo, la sposa Israele. Questa sposa che è il simbolo di tutta l'umanità. Gesù giunge al pozzo, viene da lontano, stanco per il viaggio, dice l'Evangelista, veniva dal cielo e veniva a riprendersi la sposa che si era allontanata da lui, sedotta dagli idoli, da quelle creature alle quali aveva legato tutto il suo cuore, facendole dimenticare lo sposo. La donna continuava soddisfatta con i propri idoli. Chi non era soddisfatto, chi non stava bene,
era lo sposo ed è venuto dal cielo per cercarsi e riprendere la sposa. La donna che Gesù incontra al pozzo di Samaria non ha nome, ha una sola caratteristica. È una samaritana, come a dire, è l'immagine del popolo che è stato infedele al suo Dio. E l'incontro avviene al pozzo. Nella Bibbia il pozzo è il luogo di incontro degli innamorati. Questo è normale perché, essendo un popolo che ha camminato nel deserto, dove c'è il pozzo e i pastori si incontrano al pozzo, erano al pozzo i momenti in cui i giovani incontravano le pastorelle. Il pozzo nella Bibbia ha proprio questo significato, il luogo di incontro degli innamorati. E difatti ricordiamo, Mosè incontra Zipporà al pozzo, Rebecca, la sposa di Isacco, è incontrata al pozzo, Rachele è incontrata al pozzo da Giacobbe. Ed è interessante che l'Evangelista introduce un artificio abbastanza ingenuo per lasciare soli Gesù e la Samaritana. Dice che i dodici sono andati tutti nel villaggio per comperare da mangiare. Veniamo adesso al messaggio del quadro. La donna samaritana cerca l'acqua che disseta. Deve sempre recarsi a quel pozzo perché quell'acqua non basta. Continuamente deve tornare a quel pozzo, non è mai sazia. È la sete di vita, la sete di gioia la sua. Noi siamo fatti per la gioia, non cerchiamo altro nella vita. E la samaritana è il simbolo di chi cerca la vita e la gioia nei pozzi sbagliati. Ci sono pozzi in cui si va ad attingere gioia, ma invece della gioia si trova soltanto il piacere. Sono pozzi di acqua che non è viva, ma cisterne screpolate che poi alla fine seccano. Chi si attende la pienezza di gioia, per esempio, dai piaceri oppure dal successo professionale e punta tutto sulla carriera ed è anche disposto a venire a patti con la coscienza pur di ottenere questo successo, un giorno rimarrà deluso da questo pozzo perché secca. Eppure, anche se lo sappiamo che questi pozzi seccano, come la samaritana continuiamo a correre sempre gli stessi pozzi. Noi siamo fatti bene, siamo fatti per l'infinito. C'è un detto medievale, capacem Dei, quid Dei minus est non in plebit. Essendo noi fatti per Dio, qualunque altra gioia che non sia l'infinità della gioia di Dio non ci sazia. Ecco il simbolo della samaritana, colei che sbaglia pozzo nella ricerca della pienezza di gioia. Il pozzo a cui la samaritana è venuta ad attingere, infatti, notatelo, è secco, non contiene acqua. C'è sabbia nel pozzo e notate che è di colore scuro, come è scura anche la brocca con la quale la donna è venuta ad attingere acqua a un pozzo che non la disseta. E poi sarà quella brocca che lei abbandonerà ai piedi di quel pozzo. Non tornerà più ad attingere quell'acqua perché ha scoperto la sorgente di acqua viva, quella che disseta davvero, che è l'acqua che dona Gesù di Nazaret. E notiamo che anche Gesù ha in mano una brocca, ed è una brocca
di un colore diverso da quella della Samaritana. Quella della Samaritana è scura, quella di Gesù è una giara chiara, perché è il segno dell'acqua che sazia. E un altro dettaglio. Gesù si trova davanti al pozzo, eppure non lo copre tutto questo pozzo. Sta sostituendolo gradualmente. È ciò che Gesù fa. Sostituisce i pozzi ai quali noi andiamo ad attingere gradualmente, sostituisce questi pozzi con la sua acqua. Ai piedi di Gesù ci sono 5 anfore, la sesta ce l'ha in mano lui. È il richiamo alle 6 anfore delle nozze di Cana, quelle anfore che Gesù colma con la sua acqua, e quest'acqua si trasforma in vino. Il vino nella Bibbia è il simbolo della gioia. Soltanto accogliendo l'acqua che Gesù offre, che è la sua vita, che è il suo amore, quest'acqua si trasforma in vino, in gioia, quella gioia che l'uomo cerca disperatamente. La Samaritana ha finalmente trovato la risposta al suo bisogno di amore. Non lo cerca più negli amanti, negli idoli che l'hanno delusa. E notate la Samaritana che indica con la sua mano a tutti noi, al mondo intero, la sorgente della gioia, Gesù che dona la sua acqua. La parte meditativa adesso di questo mosaico. Notiamo la parte superiore è caratterizzata da un vento impetuoso che viene dall'alto, viene dal cielo. È il simbolo dello spirito che investe il mondo e dà origine a una terra nuova. Difatti, notiamo che le pietre non sono più marrone scuro come quelle che abbiamo visto prima, ma hanno cominciato a divenire chiaro. È questo spirito che rinnova la faccia della terra. La donna sposa infedele al suo Dio adultera, che lo ha sostituito con gli idoli, ora lo accoglie come sposo. Ed è bello quel mantello di Gesù che avvolge la Samaritana, simbolo dell'umanità infedele, adultera, che ha tradito il suo sposo. E ricordiamo il significato di questo gesto di avvolgere la sposa con il mantello. Nello sposalizio ebraico avveniva e avviene ancora oggi che sotto la huppa, che è quel baldacchino aperto su tutti e 4 i lati, c'è un rito del matrimonio che consiste in questo. A un certo punto lo sposo prende il tallit che ha sulle spalle, che è il mantello della preghiera, e con questo mantello avvolge la sposa e dice: tu ora sei la mia sposa. E la sposa risponde: e tu sei mio marito. È il gesto che Gesù compie con la Samaritana. È il rinnovamento dell'amore sponsale. E Dio l'aveva promesso che mai si sarebbe rassegnato alla perdita della sposa. Ascoltiamo ciò che aveva promesso di fare con la sposa infedele Israele. Sono le parole pronunciate dal profeta Osea. Io la attirerò a me. La condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore, la canterà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà, in quel giorno mi chiamerai mio sposo. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore.
ti legherò a me e mi sarai fedele. In questo oracolo del profeta Osea che abbiamo ascoltato, c'è un dettaglio che mi preme mettere in risalto perché ci aiuta a comprendere il significato profondo del gesto di Gesù che avvolge con il suo mantello la Samaritana, immagine della sposa che si è allontanata dal suo Signore, che lo ha tradito. Il dettaglio è questo. Il profeta Osea, per indicare il matrimonio rinnovato di Dio con la sua sposa Israele, aveva a disposizione molti verbi ebraici, itchatten, nissan, lakach. Invece, per tre volte, impiega un verbo particolare che ricorre soltanto 11 volte nella Bibbia, harash. E San Gerolamo aveva notato che questo verbo è riferito sempre all'unione sponsale con una ragazza vergine, mai per una vedova e meno ancora per una che avesse avuto molti amanti. Sorprende quindi che il profeta impieghi questo verbo per parlare di Israele, che non è affatto vergine, è stata così infedele al suo Dio da essere chiamata più volte meretrice, prostituta. Perché allora il profeta ricorre al verbo harash? Lo sappiamo. Gli innamorati non ragionano tanto con la testa, ragionano col cuore. E l'amore vela gli occhi e impedisce di vedere i difetti, i limiti della persona amata. Tanto è vero che gli amici dicono a volte: apri gli occhi, guarda che la persona che tu ami non è così perfetta come te la fa vedere il tuo amore. Apri gli occhi. L'amore vela tante volte gli occhi e impedisce di vedere i difetti. Alla persona amata siamo sempre disposti a perdonare tutto, perché la vogliamo ritrovare, perché non possiamo vivere senza di lei. Bene, il profeta, impiegando questo verbo, vuole dirci che è così grande e incondizionato l'amore di Dio per la sua sposa Israele, che egli dimentica ogni suo peccato. Gli basta averla di nuovo al suo fianco, gli basta poterla stringere di nuovo fra le sue braccia. Per lui rimane sempre pura, sempre vergine, come se non l'avesse mai tradito. Quel mantello con cui Gesù avvolge la Samaritana è l'immagine dell'abbraccio sponsale di Dio all'umanità, alla quale egli è sempre disposto a perdonare tutto. Non c'è peccato così grande che sia più forte dell'amore incondizionato di Dio. Nella Bibbia noi abbiamo altre immagini di questo amore. Dio che getta dietro le spalle i nostri peccati, quindi lui non li vede, come fanno gli innamorati, non vedono gli errori della persona amata. Oppure ancora Dio che scaglia i nostri peccati in fondo al mare, quindi non riesce più a raggiungerli. In alto, sulla destra compare un cerchio rosso. È il sole di mezzogiorno, il momento della pienezza della luce. Adesso il volto di Dio compare in modo nitido sul volto di Gesù. Non c'è più ombra che offuschi l'amore di questo volto di Dio. È il volto del Dio che è amore e solo amore. Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna
con un vaso di alabastro di olio profumato, molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione bella verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non sempre mi avete. Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo, nel mondo intero, in ricordo di lei sarà detto anche ciò che essa ha fatto». Il contesto in cui l'Evangelista Matteo situa questa scena dolcissima dell'unzione di Gesù da parte di una donna in casa di Simone il lebbroso è un clima di complotto. Giuda, che ha già deciso di consegnare il maestro, è un clima di tensione, di spionaggio e di calcolo anche. Lo vedremo, i discepoli che ragionano in modo diverso da Gesù e dalla donna. Nella cultura ebraica, spargere olio profumato sulla testa aveva parecchi significati. Era impiegato normalmente come simbolo di accoglienza e di amore nei confronti dell'ospite, e probabilmente questo era il significato del gesto compiuto dalla donna. Ma versare olio sul capo era anche un gesto compiuto per consacrare il re o un sacerdote. E in questo caso chi ungeva il sacerdote o il re era un profeta oppure un altro sacerdote. Ricordiamo per esempio come Samuele va a Betlemme a ungere il re Davide. E poi aveva un altro significato anche nella cultura ebraica: l'unzione con olio profumato era il gesto compiuto dalla sposa nei confronti della persona amata. Nel Cantico dei Cantici si parla della sposa che effonde il suo nardo, il suo profumo sullo sposo. E poi era anche usato, anche se raramente, nei riti funebri. Si ungeva il corpo del defunto per profumarlo. Nel Vangelo di Matteo non è riferito il nome di questa donna. È anonima. Persino il lebbroso ha un nome, Simone. Lei no. Cerchiamo allora di darle un nome e lo cogliamo da ciò che fa. Si comporta come il profeta che unge il nuovo re. E quindi vuol dire che questa donna riconosce in Gesù il re di Israele, il re promesso, e dà la sua adesione a questo re, a questo nuovo regno che lui introduce nel mondo. Sceglie di appartenere non più ai regni di questo mondo, quelli che hanno schiacciato i più deboli per dominare, per imporsi, ma quel regno a cui Gesù ha dato inizio, quelli che si fanno servi appartengono a questo nuovo regno. E questa scelta del servizio è rappresentata nel mosaico da una lunga stola che richiama il grembiule del servizio,
che Gesù indosserà durante l'ultima cena quando laverà i piedi ai suoi discepoli. E questo servizio è rappresentato anche dal profumo, che è il simbolo dell'amore, ed è un profumo che è versato senza misura, senza calcoli, in modo gratuito, perché questa donna ha colto nella vita di Gesù soltanto amore gratuito, incondizionato. E questo profumo è un profumo firmato. Tutti noi sappiamo che cosa significa profumo firmato. Lo si distingue da tutti gli altri. E questo profumo di nardo, simbolo dell'amore, è quell'amore che Gesù ha portato dal mondo, che è inconfondibile rispetto a tutti gli altri amori, perché è un amore che giunge addirittura a chi ti fa del male, al nemico, anche a chi ti toglie la vita. Questo è il profumo dell'amore firmato che Gesù ha introdotto nel mondo. E la donna riconosce questo amore versando il suo profumo sul capo di Gesù. E notiamo anche, non è che lo versa, spezza il vaso, lo vedete ai suoi piedi nel mosaico, è il simbolo che non risparmia nemmeno una goccia di questo amore. Lei riconosce che Gesù non ha risparmiato neanche una briciola della sua vita, è stata tutta donata per amore. Eccolo il vaso spezzato, senza risparmi, senza calcoli, senza condizioni. E questo profumo, dirà l'Evangelista Giovanni, che riferisce lo stesso episodio, lo rilegge secondo la sua teologia, dirà che questo profumo ha riempito la casa. Da dove viene questo amore incondizionato? La donna lo indica con la sua mano sinistra, viene dal suo cuore. Gli apostoli la criticano, tutti la criticano perché non capiscono il suo gesto. Gli apostoli non sono ancora entrati in questa logica dell'amore incondizionato del loro maestro, non hanno ancora accolto questo profumo firmato che è il suo amore. Loro fanno ancora calcoli, parlano di comprare, di vendere. Questa donna invece ha capito l'amore dello sposo, dona tutto senza pensare a tornaconti o a interessi, dona e basta. Osserviamo dove si trova questa donna. È in una mandorla, simbolo nel linguaggio delle icone del mondo di Dio. Questa donna è per metà avvolta nell'oro, e l'oro è il simbolo della luce e del divino, mentre i suoi piedi sono ancora sulla terra. Chi è questa donna? Stiamo cercando di identificarla. Non ha nome, però la parte di lei è già quella in alto, è già nel mondo di Dio, ma continua a camminare sulla terra, ma è avvolta però dall'incorruttibile, che è la vita divina che è entrata in lei, proprio perché ha capito che la vita è amore, ha accolto questo amore, l'ha riconosciuto in Cristo e lei stessa adesso lo vive in modo incondizionato. Continuiamo nella ricerca dell'identità di questa donna e ci aiuta ancora il mosaico. Gesù indossa le vesti sacerdotali e quindi l'unzione di questa donna è un riconoscimento dell'identità sacerdotale di Gesù. Gesù è il sacerdote che offre a Dio i sacrifici che a lui sono graditi e che non sono più i sacrifici degli agnelli, degli animali, ma l'unico sacrificio che è gradito a Dio, che è l'amore.
La donna riconosce in Gesù il vero sacerdote, quello che offre i sacrifici graditi al cielo, e quindi lei stessa dà l'adesione a questa nuova religione, quella del nuovo sacerdozio, il sacerdozio dell'amore. Ora abbiamo capito chi è questa donna. È la comunità cristiana che cammina in questo mondo, ma è già avvolta nella vita dell'amore che è quella del cielo. E Gesù conclude rispondendo ai discepoli che criticano la donna dicendo: ha compiuto un'azione bella. È bella questa sposa quando effonde sul mondo l'amore che è quello di Cristo. È da questo profumo che coloro che non hanno mai incontrato Cristo riconosceranno lo sposo. Il profumo di Cristo è inconfondibile, è l'amore gratuito anche per il nemico. Nella lettera ai Corinzi, la seconda, Paolo dirà: noi siamo il profumo di Cristo. Se accostandosi alla comunità cristiana si sentisse davvero il profumo firmato dell'amore di Cristo, ci riconoscerebbero come suoi discepoli.